con grande orgoglio che anche oggi la famiglia di Fratelli d'Italia si allarga con l'adesione a Fratelli d'Italia del senatore Lucio Malan, un esponente di grande autorevolezza della storia del centrodestra, attualmente era vicepresidente vicario del gruppo di Forza Italia. Chiaramente sarà lui, a cui passerò la parola dopo la fine di questa mia breve introduzione, a spiegare le ragioni che lo hanno portato a questa scelta. Quello che vi dico io è che sono chiaramente molto fiera di poter annoverare tra le fila di Fratelli d'Italia un esponente politico di tale esperienza, di tale serietà e di tale compatibilità con le battaglie che Fratelli d'Italia ha condotto in questi anni e conduce ogni giorno, perché fondamentalmente Lucio Malan è una persona che non ha mai avuto paura come noi ad andare controcorrente, che non ha mai avuto paura a battersi per il principio di libertà, è stato persona che sul tema della libertà sia in Italia che a livello internazionale si è spesa a 360 gradi. Ricordo che fu tra i primi a denunciare la deriva liberticida dei DPCM di Giuseppe Conte. Ricordo che si sbatte ogni giorno per la libertà educativa, che è stato in prima fila per esempio per le vicende di Bibbiano e delle tante altre Bibbiano che ci sono aperte, che in queste ore è uno dei più attivi combattenti contro il DDL Zan, cioè una norma che, come sapete, noi riteniamo non abbia nulla a che fare con la lotta alla discriminazione verso gli omosessuali, ma è norma che serve a fare ben altro, quindi introdurre una serie di reati d'opinione, devastare i diritti e le conquiste delle donne, portare la teoria gender all'interno delle scuole. E Lucio sicuramente in questi giorni si sta distinguendo, insomma, per la sua capacità anche di argomentare su questi temi estremamente seri e importanti per noi, ma anche a livello internazionale. Lucio Malan è per esempio presidente sia dell'intergruppo parlamentare di amicizia Italia-Israele, sia dell'intergruppo parlamentare di amicizia Italia-Taiwan. E chiaramente dalle battaglie sul Venezuela, quindi contro il regime di Maduro, fino al tema di Hong Kong, lo abbiamo visto in prima fila su molte battaglie. Sono particolarmente contenta di presentarlo oggi.